Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Possiamo chiamare, secondo lei? Made in Italy va benissimo. Nella proposta di legge si prevede che tutte quelle realtà che devono internazionalizzare il prodotto italiano lo possano, lo debbano fare, perché conviene che sia così, utilizzando la lingua dominante. La lingua dominante è l'inglese, Made in Italy va benissimo. Lei invece dice, però nella proposta di legge, me la sono andata a guardare per benino, lei dice che l'uso dell'inglese mortifica l'italiano. Questo penso che non sia nella legge, ma nella relazione. Insomma, sì, è evidente che noi abbiamo un vocabolario molto vasto che purtroppo negli ultimi anni, pensi che proprio recentemente abbiamo avuto un incremento dell'introduzione di anglicismi all'interno del vocabolario della lingua italiana pari al 773% in più, e qualche linguista, non è una legge universale, c'è solo qualcuno che lo dice, ma dà comunque l'idea della preoccupazione, asserisce che quando la metà dei vocabolari delle terminologie all'interno del vocabolario della lingua italiana saranno in lingua straniera, tecnicamente la lingua italiana deve definirsi una lingua inattiva, sterile, non morta, perché noi continueremo a parlarla all'interno dei confini nazionali. Ma guardi che l'italiano sia una lingua meravigliosa, spesso usata male, e addirittura il fatto che si usano troppe poche parole. Mio padre, che è un signore che è colto, mi dice sempre che non è possibile che sta riducendo l'italiano a 100 parole, perché l'italiano invece ha migliaia di parole meravigliose che nessuno... E su questo penso che siamo tutti abbastanza d'accordo. È un po' il modo, no? Nel senso che le multe, le sanzioni, c'è sempre un po' questa idea coercitiva. È come quando si dice, no, bisogna andare a lavorare in campagna. Cioè, bellissima la campagna, ma uno sceglie, non è che ci può dire il ministro che andiamo a lavorare in campagna. Come pure, non è che ci può dire lei come parlare. Poi lei dice, rivalorizziamo italiano, c'è Dante Alighieri che va in giro per il mondo, cioè, tutte cose sacrosante, ma perché la sanzione, la coercizione? È questo che io non ho capito bene. Dunque, intanto faccio presente che nell'Unione Europea ci sono 20 nazioni su 27 che difendono la propria lingua, la lingua madre, addirittura fin dalla Costituzione. Se ci togliamo i paesi anglofoni che non ne hanno bisogno, e alcuni, perché altri invece hanno provveduto in tal senso, paesi multilingue, praticamente la stragrande maggioranza delle nazioni europee. Cioè, lei le fa orrore a un mondo che parla tutto inglese alla fine, e quello poi piano piano sta succedendo, dice lei. Beh, io mi auguro che a questa prospettiva non ci si arrivi, perché la differenza è il sale del mondo e le lingue sono il sale della differenza. Quindi questo è un obiettivo. Però stavo dicendo che le sanzioni, quando si fa una proposta di legge, questa legge prevede un regolamento, sono un evidente prolungamento, un'evidente condizione per far rispettare la regola della legge. Tutte le leggi sono fatte così, altrimenti... No. E la sanzione, mi scusi, perché questo invece è importante, la sanzione non è applicata, come si è detto in questa settimana, in maniera stucchevole, da persone che non hanno mai guardato la legge, non hanno mai letto la legge, come capita. Se non viene applicata a me, se io dico in televisione una parola inglese, non mi dà 5.000 euro di multa, è soltanto per gli enti pubblici. Certo, per gli enti pubblici, le multinazionali, le grandi aziende, le società partecipate dallo Stato, coloro i quali si rivolgono al mercato italiano, si rivolgono ai cittadini italiani e devono farsi capire dai cittadini allora, italiani. Sentiamo gli altri ospiti su questo. Un diritto alla democrazia, l'accesso alla democrazia, che viene prima dell'identità. Devo chiamarlo break? No. Pausa pubblicitaria. Tiè, brava? Va bene, pausa. Va bene.